Abbiamo sempre detto alle signore, signore, vestitevi comode, comode significa calze, calze significa gonna. Io mi sono permessa di dire calze ad oreggenti perché ci sono state delle signore più anziane che le calze ad oreggenti, le calze, le consideravano quello con il reggicalze. Il problema grave è che le persone anziane vengono con, diciamo, vestite in modo idoneo. Però vediamo le ragazzine, specialmente, cioè, diciamo, molte delle ragazzine che ormai hanno tutti un abbigliamento con i pantaloni, ma fra cui anche io uso molto i jeans e uso molti pantaloni, che sono molto più comodi. Allora abbiamo messo all'interno della sala del laboratorio di ginecologia un biglietto scritto da me a mano, per cortesia, gonne e calze ad oreggenti. Già la calza ad oreggenti presuppone una gonna un pochino più lunga, perché altrimenti che significato ha? Il discorso è stato che esasperata di vedere quante persone venivano con i jeans che si sedevano su una sedia dove senza la protezione del proprio indumento si rischiava anche di poter essere fonte di contagio. Questa situazione è stata è un giorno che c'erano 28 persone in cui si sono fatte 28 visite, 28 ecografie, 28 terapie, quindi tu non hai neanche il tempo di respirare. E si sono fatte questo, si è messo questo biglietto dall'interno che stava, che nessuno riusciva a leggere, l'ho messo sulla porta del servizio di ginecologia. Qui una ragazza, una signorina, molto probabilmente una signora che non la conosco perché non me la ricordo chi fosse, perché poi è stata interpellata questa signora e ha detto che voleva fare soltanto uno scherzo, cioè su un discorso serio hanno voluto dileggiare. È uno sforzo immane che fa la ginecologia nella mia persona e l'ostetrica, perché abbiamo un'ostetrica eccezionale, la signora Chianella, che sta molto attenta quando nel momento in cui vedono che una persona si è seduta senza protezione su quella sedia, di andarla a disinfettare tutte le volte. Allora è stato questo che ho messo questo biglietto fuori, questa signora l'ha messo su Facebook. Finché ci sono state queste picche di fra ragazzine che hanno commentato in modo così superficiale, in un certo qual modo sono rimasta male perché una persona di 62 anni, mamma di 3 figli, assolutamente, per me l'erotismo proprio, guarda, in ginecologia dove ci sono tanta patologia, proprio non esiste proprio. Si sono scatenati poi tutto dei commenti da parte di ragazzini, non lo so perché io non sono neanche riuscita a leggerli perché proprio sono stata molto male da questo punto di vista, dove si è arrivato a lesbiche, si è arrivato a cosa, cioè siamo arrivati a un assurdo è naturale che ho dovuto spiegare al direttore, prima di tutto, che il direttore è stato molto sensibile perché noi abbiamo la fortuna di avere tutto uno staff, ma anche fra cui anche il direttore Falcea dell'ospedale, perché a un certo momento ha detto bene, lo mettiamo a questo punto come logo, visto che è una donna, che non può essere malinterpretata, una donna ginecologa che si Certo. rivolge a donne di tutte le età, a questo punto prendiamo noi in mano questa situazione per dire che nel posto dove si va a fare una visita ginecologica è giusto che sia un posto di garanzia e di professionalità, ma anche che il loro vestiario possono essere di protezione verso la loro igiene.